Milioni di attacchi registrati ogni giorno dallo XIRT Italia, l'organismo pubblico di controllo e reazione per la cyber security. Attacchi alle infrastrutture critiche più che raddoppiati nel 2020, più 33% i reati informatici, dice la ministra dell'Interno, per la quale la sicurezza deve essere parte integrante della trasformazione digitale prevista dal Recovery Plan. In tale ambito gli investimenti nel nostro Paese saranno indirizzati principalmente, oltre che alla formazione digitale, all'implementazione dei presidi per la gestione degli alert e degli eventi a rischio intercettati verso la pubblica amministrazione e le imprese di interesse nazionale. L'Europa finanzierà con 1 miliardo i centri nazionali di cyber security e potrebbe sanzionare le aziende che non curano la sicurezza. In Italia l'industria vuole dare il suo contributo, a partire da Leonardo. Noi ci consideriamo, diciamo, l'operatore nazionale di riferimento su queste tematiche, e partendo dall'esperienza che abbiamo fatto e facciamo per noi stessi, cerchiamo di portare anche ad altri, istituzioni comprese. Per il Parlamento europeo l'Europa deve dare risposte forti e comuni senza limitare la libertà dei cittadini. La battaglia della cybersicurezza è una battaglia per la nostra indipendenza e naturalmente se non saremo capaci di tradurre in politiche comuni, in difesa comune, in ricerca comune, tutto questo naturalmente nessuno potrà dirsi al riparo. Per cercare di fare in modo che tutti quanti si possa vivere in un sistema più sicuro e tutto ciò che è cibernetico possa essere utilizzato in maniera positiva e non in maniera negativa.